Sai qual è il tuo problema, Kirk? Quale? Sei un uomucciolo. Uomucciolo. Un uomo cucciolo. Le ragazze vogliono portarti a spasso, coccolarti, darti da mangiare, ma nessuna ragazza si fa l'uomucciolo. Oh, guardala. Sì. Grazie, Kirk. Non trovo l'iPhone. Calma, ora ti chiamo. Hello? Grazie al cielo, lei ha il mio iPhone. Potresti tenermelo da parte. Non dovrebbe telefonare, è pericoloso per l'aereo. Lei è un medico degli aerei? No? Chiuda quella cazzo di bocca. Vorrei farmi perdonare. Ti piace l'ok? Sì, certo. Non capisco perché una così chiede a me di uscire. Sei agitato? Sì. Io adoro Kirk, ma non arriva al 5. Mettici anche che Molly è un 10 tondo. 20 minuti con la tua famiglia e Molly chiederà un ordine di restrizione. Che lavoro fai? Organizzo eventi. Debbie ed io dobbiamo sposarci. Mm-hmm. Quanto mi scucciresti tu per il matrimonio? Credo sui 50.000. Ma vaffanculo, quanto? Vaffanculo. Cazzo. Vaffanculo. È molto diverso dai ragazzi che finora hai frequentato. Ora vuoi uno come Kirk per stare tranquilla. Cam, lui è Kirk. Molly e io uscivamo insieme. Dio mi è testimone. Io la riconquisterò. Sul serio? Io quello me lo farei. Ci sono milioni di esempi di tipi come Kirk che stanno con donne bellissime. E cioè? Che dite del presidente della Francia e quella che è stata con Mick Jagger? Lui è esperto di vini, ma c'era pure da Dio, porca puttana. Okay. L'idea di me nudo di fronte a lei. Tanto il tuo corpo è a posto, ti dico bene. Jack, ma di che cosa parli? Sto parlando di questo. No. Va tutto bene, perché è pulito. Sembra che ti stia dicendo, ehi, appoggia la tua bocca qui. Rasalo come se fosse la tua faccia. Sulla mia faccia non ci sono due cazzo di testicoli che spuntano. Lei è troppo per me. Non trovi che sia da gay? Voilà. Al cinema.